tutti, siamo qui al clandestino per E chi ce la fa, il programma di Più S Web TV. Qui ci saranno tre concorrenti ad aspettarci per riuscire a mangiare il panciccio intero. E sarà un super panino, ma vediamo subito se i concorrenti e il pubblico sono carichi per questa sfida. Il pubblico del clandestino è bello carico, ma adesso vediamo se ci fanno entrare in cucina, così scopriamo la preparazione dei panini. E siamo riusciti ad entrare in cucina. Wow, ma c'è un profumo. Salve, buonasera. 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 Ma che cosa si cucina? Allora, stiamo preparando dei panini. Tre hamburger di 300 g l'uno. Mezzo chilo di patate. Insalata. Poi 300 g di pomodori. La scamorza affumicata. Sono tutti quanti per un solo panino? Un panino così, sì. Viene così grande, circa 2,5 kg. Ma è meraviglioso. Allora, possiamo rimanere durante la preparazione del panino? A disposizione. Un panino semplice, ma davvero complicato da mangiare. C'è tutta questa roba, quindi i concorrenti adesso avranno un bel po' da mangiare. Per mettere i contorni nel panino, li andiamo a condire un po' d'olio, di oliva, tutti e due, poi facciamo così, un po' di sale, così quando l'hamburger sono pronto li mettiamo in mezzo. Tanto che si cucinano gli hamburger, noi andiamo a vedere che cosa fanno i concorrenti lì fuori. Pasquale, tu sei pronto per la serata? Sì, sono pronto. Bene, allora cominciamo subito. Vai, accomodati. Ragazzi, e voi per chi ti fate questa sera? Guido! Pasquale! Ah, sono un po' indecisi al tavolo qui. Comunque, che vinca il migliore, naturalmente. E c'ho più appetito. Naturalmente chi avrà più appetito riuscirà a vincere. Mentre qui abbiamo un'altra tavolata. Ragazzi, voi invece per chi fate il tifo? Per Andrea Lombardo. Ah, per Andrea, tutti siete venuti tutti per lui? Ovvio, ovvio. Siamo i suoi ultra. Siete i suoi ultra? Allora, me lo fate sentire, quindi, un inno per Andrea? Eh? Ce l'avete? Ma andiamo a controllare un altro po' il pubblico. Ragazzi, voi siete carichi per tifare? Ottimi questa sera, certo. E per chi tiferai tu? Per tutto il gruppo, per Guido. Per Guido, voi siete quindi il gruppo di supporto per Guido? Certo, forza Guido. E allora ragazzi, cominciamo perché sarà dura a finire. Ma andiamo a vedere il nostro pubblico, ecco qui. Voi per chi tifate questa sera? Per Guido. Per Guido, il numero uno? Numero uno, sì, il numero uno di nome e di fatto. Quindi secondo voi ce la farà a mangiare tutto il panino? Sì, diciamo di sì, sì. Bene, quindi abbiamo qui il pubblico che è abbastanza convinto che Guido ce la farà e andiamo a vedere qualcun altro che cosa dice. Ma vediamo un altro concorrente qui che si sta preparando per la sfida, addirittura i massaggi. Come ti senti? Ce la farai questa sera? Spero di sì, mi sento carico. Ti senti bello carico? Stai attento che ti mangio anche a te stasera. Addirittura, avete capito come sfida anche gli altri. Mentre abbiamo la massaggiatrice qui, secondo te ce la farà lui? Certo, lui sì, lui è uno forte. Ce la fa, ce la fa. Ragazzi, voi siete arrivati adesso, ma sapete che cosa si svolgerà questa sera? Certo, certo, siamo venuti proprio per questo, per vedere se ce la faranno a mangiarsi questo grande panino, questo paninazzo, diciamo. Ma voi per chi ti fate? Io per Pasqualino, perché siamo molto amici, peschiamo anche insieme, è un grande pescatore, quindi tifo anche per lui per questo. Bene, mentre tu? Pasqualino. Quindi questo è il tavolo per Pasquale, allora. E allora forza tutti insieme, forza Pasquale, vai!
Forza Pasquale. E buonasera a tutti, buonasera, qui dal clandestino ci siamo finalmente, comincerà la nostra sfida. Beh, vedo il pubblico che è abbastanza carico per questi tre sfidanti, però vogliamo anche sentirlo questa sera, vediamo un po' il pubblico che cosa ci dirà. Forza, vediamo, eccoli qui, sono fantastici, sono fantastici. Il locale è pieno, ma quello che volevo chiedervi, riusciranno i nostri partecipanti quindi a mangiare tutto? Speriamo che riusciremo a trovare un vincitore. Intanto li presentiamo con il numero uno, signore e signori, questa sera ci sarà Guido. Guido. Guido, anche se non sembra, è un mangiatore professionista, mentre con il numero 2, con il numero 2 abbiamo il grande Pasquale. Pasquale si sta preparando da due giorni per questa grande sfida, mentre con il numero 3 abbiamo qui alla mia sinistra Andrea. Anche Andrea è molto preparato, pensate che l'ho visto prima che stava facendo un po' di flessioni per far salire l'appetito. Bene, noi ci siamo, ma andiamo a vedere in cucina com'è la preparazione dei panini, vediamo un po' se riusciranno a mangiarlo anche tutto, signori. Che arrivano i panini, vi spiegherò brevemente le regole. Arriverà il vostro piatto che completo dovete mangiare entro 30 minuti per vincere, quindi stiamo aspettando adesso che arrivino i tre piatti e poi cominceremo con il countdown. Tutto chiaro ragazzi? Siete pronti per vincere? Wow, finalmente è finito e adesso lo portiamo ai concorrenti? Sì, sì, lo porto io. No, non ti preoccupare, lo porto io. No. Lo riesco a mangiare. Sarà davvero uno aspetta. Spettacolo. Non ti preoccupare, il panino lo porto io. Lo porti tu? Ma non è che se lo mangia lui? Stanno arrivando tutti. Ci manca solo una candelina. Ci manca solo una candelina sulla torta. Ecco qui che stanno arrivando tutti quanti i panini. Così possiamo cominciare con il countdown. Eccolo qui, eccolo qui. Eccolo qui, ce la facciamo, dai. Come potete guardare, il panino è fatto con tre hamburger da 300 grammi, come ci diceva la cuoca dentro, poi c'è dentro scamorza, pomodoro e lattuga e in più ci sono circa 500 grammi di patatine. Quindi se il nostro arbitro è pronto possiamo cominciare con il countdown. Noi aspettiamo il fischio, mi raccomando, come sentite il fischio potete cominciare a mangiare. Ci siamo? 3, 2, 1 e siamo partiti, il pubblico quindi sembra abbastanza carico. Vediamo un pochino le tecniche che useranno i concorrenti. Per esempio Guido sta mangiando già le patatine e intanto sta schiacciando il panino per vedere di riuscire a mangiarlo tutto insieme, mentre Pasquale ha già preso un pezzo di panino per cominciare a mangiarlo. Anche Andrea si sta difendendo molto bene, adesso vedremo un po' quale sarà il primo. Guido l'ha preso addirittura tutto intero e riuscirà forse a darci il primo morso. Eccolo il primo morso. Mentre Pasquale lo vediamo molto calmo, molto carico però per riuscire a mangiare. E c'è Andrea invece che sembrava un po' in difficoltà all'inizio, ma ha preso già confidenza con il panino e quindi riuscirà anche lui a finire questo panino, ma non si sa. Comunque
vediamo che sono abbastanza agguerriti, anche il pubblico è molto agguerrito e vedremo un po' se riusciranno i nostri concorrenti a finire il tutto. Io vado a dare un'occhiata, ragazzi, è davvero grandissimo questo panino e non so se riuscite a sentire l'odore, è fantastico. Io credo che sia un panino super più. Questo si chiama il panciccio qui al clandestino. Continuiamo a vedere i nostri concorrenti. C'è Pasquale che con molta calma dice: tanto io ce la farò. Sono passate appena un minuto e mezzo. E già devo dire che hanno preso molta confidenza con il cibo. C'è Andrea che l'ha preso tutto, noi stiamo vedendo proprio in diretta qui come stanno mangiando. Cioè, tutte e tre sono molto calmi, hanno preso la sfida diciamo con molta filosofia e guarda, cioè sta uscendo tutto. Io vi dico, un panino così non l'avevo mai visto prima. Guardate, no, cioè fa dei morsi assurdi. Non so se riusciranno a continuare così per tutta la durata del panino. Dovrà finire tutto ciò che c'è nel piatto, naturalmente non gli ornamenti, quindi il pomodoro e l'insalata che è rimasta fuori dal panino. Intanto vediamo un pochino, facciamo un primo piano su questi panini che sono davvero deliziosi. Io non credo di riuscire a mangiarlo tutto intero, anche se ci proverò. Chi potrebbe essere in vantaggio in questo momento? Io non saprei dirlo perché entrambi hanno preso il panino con molto... Eccoli. Il pubblico che si fa sentire. Noi stiamo osservando tutto, naturalmente se finiranno insieme ci sarà poi il photo finish che stabilirà il campione in carica di questa sera. Mentre se nessuno riuscirà a mangiarlo non ci sarà nessun vincitore, quindi dovremmo rifare la sfida. Stanno cominciando a diventare veramente agguerriti. Ricordiamoci che ci sono anche le patatine subito dopo, quindi chissà se riusciranno tutti quanti a completare il piatto. È una sfida proprio all'ultimo morso questa qui. Riusciranno i nostri eroi allora a finire questo panino? Pasquale lo controlla un attimino per dire fammi vedere a quanto sono arrivato. Mentre c'è Guido che imperterrito continua a mangiare, sembra che non ci sia nessuno a fianco a lui e continua. Il nostro Andrea invece ha mangiato tutto il pane, è rimasta solo la carne. Qualcuno mangia una patatina ogni tanto, qualcuno non sa più dove prendere il panino. Vediamo chi riuscirà a farcela. Sono passati già 10 minuti e devo dire che in proporzione al tempo i concorrenti stanno mangiando davvero velocemente. Eccolo Andrea che comincia a fare una pausa e brinda al suo pubblico, mentre gli altri imperterriti continuano a mangiare e non perdere tempo, quindi non guardano nessuno, non vogliono sapere niente, solo di poter mangiare il loro panino. Ed è passato un altro minuto, i nostri concorrenti sono ancora pronti a mangiarlo tutto, nessuno è sfinito, tutti quanti continuano a mangiare imperterriti, nonostante ci sia il pubblico che fa il tifo per loro, nonostante il panino comincia a farsi sentire nello stomaco, loro continuano per lottare e quindi arrivare primi a questa competizione. È la prima volta forse che riescono a mangiare un panino così grosso. Loro già hanno provato, questo è il panciccio qui al clandestino, quindi se qualcuno vuole provare l'ebbrezza di questo panino con mezzo chilo di patatine fritte può venire qui a provarlo, il panciccio. Intanto Guido fa una pausa, ogni tanto mangia una patatina. 17 minuti e mezzo, a Pasquale è rimasto solo un hamburger, invece Guido ha mangiato
si può dire già due terzi del panino. Andiamo a controllare anche Andrea, che è un po' distante da questa parte. Anche Andrea è a buon punto, anche Andrea a buon punto, sta mangiando l'hamburger adesso, quindi si concedono una piccola pausa con un po' di acqua. 17 minuti alla fine di questa gara. Vediamo tutti e tre i concorrenti, nessuno ancora abbandonato, ed è quasi passata metà del tempo per vedere. Ecco, guardate come il pubblico incita il proprio concorrente, quindi il loro vincitore, mentre stiamo inquadrando adesso l'inventore del panciccio, ovvero Carlo, il proprietario del clandestino. Eccolo qui, lui è l'inventore del panino. Carlo, ma mi devi rivelare, qualcuno è mai riuscito a finirlo tutto? Fino adesso ancora no. Nessuno è riuscito a finire tutto questo piatto. Vediamo se in altri 10 minuti e 50 secondi i nostri concorrenti riusciranno a finire, mentre il pubblico incita i concorrenti affinché riescano a portare a termine la loro missione, ovvero finire il panino. Ecco Andrea che alza il suo panino, che è ormai quasi terminato. 10 minuti e 20 secondi alla fine della competizione. 10 minuti e 20 secondi. Gli altri concorrenti non battono ciglio, loro sono sicuri di riuscire a vincere. Nelle facce dei concorrenti si vede il panino, ormai sono quasi allo stremo, ma continuano a mangiare per la sfida, per vincere, quindi per essere il campione della serata. Tutti loro si stanno davvero dando da fare. Quando mancano 48 secondi, adesso 46, mentre il pubblico continua ad incitare i loro supereroi di questa sera, supereroi per un giorno, i nostri tre concorrenti, quindi Guido, Pasquale ed Andrea, che hanno davvero fatto qualcosa di utilissimo per loro, cioè vedere se il loro stomaco reggeva tutto ciò. Attenzione, 20 secondi mancano. Attenzione, adesso 15 secondi. Facciamo tutti insieme quindi il countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Attenzione, finisce così la nostra sfida. E adesso dovremmo davvero giudicare per vedere chi ha mangiato di più, e quindi vedere il verdetto finale del nostro giudice, se va bene così oppure si dovrà rifare la sfida. Purtroppo non è riuscito nessuno a finire il piatto completo, nonostante Andrea e Pasquale abbiano finito il panino. Pasquale quasi. Nessuno però è riuscito a vincere questa sfida, quindi si dovranno riproporre o loro o altri concorrenti per riuscire a finire il panciccio. Ahimè, nonostante il pubblico abbia dato il massimo, loro sono riusciti a mangiare quasi tutto. Nessuno sarà il vincitore per questa sera. Guido, è stata una sfida davvero incredibile, tu credevi di riuscircela a fare? All'inizio sì, poi purtroppo... Che cosa ti ha fatto perdere il ritmo dell'inizio? Non lo so, onestamente. Bene, vediamo... Penso alle patatine, che piano piano mangiavo le patatine. Vediamo invece Pasquale. Pasquale, tu ce l'avevi quasi fatta all'inizio, poi hai lasciato giusto un pochino di panino. Come mai? Volevo far vincere Andrea. Ah, eri proprio... Ah. Mentre il grande Andrea, che devo dire era quello che sembrava più sfavorito, poteva arrivare terzo secondo il pubblico, è riuscito a finire tutto il panino, ma ahimè non le patatine. Come mai, Andrea? Bastavano 10 minuti in più, secondo me. Bastavano 10 minuti in più per vincere. Purtroppo la sfida prevedeva 30 minuti, quindi nessuno dei concorrenti in 30 minuti è riuscito a finire il piatto, e quindi adesso non ci sarà nessun vincitore questa sera. Tutti quanti hanno dato il massimo per riuscire a vincere, però era davvero impossibile, quindi cerchiamo altri sfidanti per riuscire a finire il panciccio. E adesso quindi, anche se nessuno è riuscito a finirla, come ricordo della serata,
il nostro Carletto, ovvero il proprietario del clandestino, l'inventore del panciccio, darà un piccolo omaggio, come ricordo, a tutti e tre, a tutti e tre. Ecco qui la maglietta della serata, e chi ce la fa? Ecco qui una Pasquale e una naturalmente a Guido, quindi nonostante la buona volontà nessuno è riuscito a prendere la maglietta winner, ma ci riproverete ragazzi, ci riproverai tu alla prossima volta? Non lo so, penso di sì. Ok, invece tu Pasquale? Sicuro no. Ah, sicuro no Pasquale, mentre vediamo Andrea, la prossima sfida ci sarai, ti preparerai un po' meglio e quindi riuscirai a finirlo secondo te? È un po' dura, però credo di farcela la prossima volta. Bene, questa è una promessa, quindi ringraziamo i nostri concorrenti che hanno davvero dato il massimo. Naturalmente non possiamo evitare di chiamare il pubblico in causa, che è stato veramente grandissimo questa sera. Grazie a tutti, naturalmente grazie a Più S Web TV, al clandestino che ci ha concesso il suo spazio questa sera, e noi vi diamo appuntamento alla prossima volta con E chi ce la fa?